Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per questa iniziativa che si chiama Cinema per Tutti, che è un cinema accessibile, in questo caso per le persone cieche, in compagnia di Ottavio Zaccaria, che è il direttore dell'Unione Italiana Ciechi di Cosenza. Lo salutiamo e gli chiediamo l'importanza di queste e di altre iniziative per promuovere soprattutto l'abbattimento delle barriere e degli stereotipi, che niente è impossibile se uno desidera di fare qualcosa. Questa iniziativa è un'iniziativa molto importante, soprattutto perché a Cleto ci sono due persone che sono non vedenti, due ragazzi soprattutto, e quindi fare queste cose è molto importante, soprattutto per loro, per i giovani. E pur per far capire alle persone, ai normodotati, che le persone con difficoltà, le persone con difficoltà possono accedere a parecchie cose, quindi soprattutto al cinema, che è una cosa molto importante, accedere alla visione in modo dal non vedente, e il vedente bendando si riesce a capire queste cose, come fa il non vedente a capire la struttura, a capire il modo del comportamento, è una cosa molto buona. Ottavio, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Siccome mi hai raccontato che tu sei diventato cieco in età, diciamo, adolescenziale, quindi quindi è ancora più difficile per una persona che è vedente diventare non vedente. Io sono diventato cieco assoluto 25 anni fa. Ho incominciato questa tragedia che ero studente liceale, con una malattia che si chiama retinite pigmentosa. Il visus va via un pochettino alla volta, adesso mi ritrovo con vedere luce e ombre. È molto importante vedere già luce e ombre, perché chi ha la problematica di un glaucoma, magari tipo Bocelli, che l'artista, il nostro grande artista, vede notte, noi riusciamo a focalizzare la luce, è già una cosa. Però io penso che una persona cieca che vuole gestire la sua vita in modo, può riuscire a fare tutto quello che lui vuole. L'importante è impegnarsi, è importante far funzionare gli altri sensi, perché noi abbiamo 5 sensi, anche se ne abbiamo perso uno, se facciamo funzionare gli altri 4 in modo corretto, riusciamo a muoverci e a fare le cose come le fanno le persone vedenti. Anche perché una cosa che le persone magari vedenti non sanno è che una persona cieca può imparare da capo a fare in autonomia situazioni molto quotidiane, come per esempio il radersi, il cucinare. Ci sono addirittura degli chef che sono ciechi, o addirittura dei camerieri. Noi abbiamo delle persone cieche addirittura che sono degli artisti, scolpiscono, disegnano. Sembra strano, le ho raccontato prima l'episodio dell'ex nostro presidente Bertini, dove in Turchia una persona cieca dalla nascita era un bravo scolpiva e disegnava, dove la moglie del presidente Bertini è rimasta sconvolta perché questo cieco ha disegnato un cavallo, e la moglie dice: ma scusami, lo potrei avere questo cavallo con i colori che mi piacciono? Quando ha visto che ha fatto questo cavallo con i colori che piacevano alla signora, è rimasta sconvolta, però poi ha capito che nessuna cosa è impossibile anche alla persona cieca. Quindi, se volessimo dare un consiglio anche alle famiglie, soprattutto dei ragazzi, piuttosto che a chi diventa cieco in tarda età, che niente è impossibile, anzi, di contattare magari voi dell'Unione Italiana Ciechi per imparare a reinventarsi, ad essere autonomi nuovamente. Certamente, da soli è impossibile arrivare a queste cose. Bisogna capire e stare soprattutto con le persone già cieche che sanno gestire la sua situazione, come viverla. Contattare l'Unione Italiana dei Ciechi è importante, perché noi facciamo dei corsi, impariamo praticamente al cieco a muoversi. Io mi ricordo la prima volta che sono venuto qua a Cleto, dove avevamo la sede dell'Unione Italiana dei Ciechi, dove il sindaco, l'ex sindaco Americo Cuglietta all'epoca, mi diceva: Ottavio, ma sono dei ragazzi ciechi, nessuna cosa è impossibile anche al cieco. Infatti, quando sono venuto qua, ho trovato Giovanni,
soprannominato Gix, per Cleto lo chiamano Gix, era là e non si muoveva. Gli ho regalato io un bastone e gli ho detto: devi muoverti, devi incominciare a vivere, a prenderti la tua vita e fare le cose come le facciamo tutti. Insegna un pochettino il Braille in modo che puoi giocare a carte. Lui infatti ha incominciato a capire che cos'è il Braille, ha insegnato le piccole nozioni e adesso lo vedo che è autonomo, almeno è autonomo, si muove qua nel suo habitat ed è una bellissima cosa. Io penso che nessuna cosa è impossibile, non meno all'anziano, perché se uno diventa cieco in età avanzata, se frequenta l'Unione Italiana dei Ciechi o se frequenta qualcuno che ha una storia alle spalle, una storia di cieca alle spalle, può incominciare a vivere, riprendersi la sua vita, come Camilleri. Avete sicuramente ascoltato Camilleri. Camilleri scriveva, era uno scrittore alla grande, quindi è diventato cieco. Camilleri era cieco e nessuno si era accorto che lui portava questo handicap da anni già. Quindi niente è impossibile. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto.